Ciao a tutti, con questo nuovo tutorial vorrei spiegarvi alcuni concetti per la profondità di camera, profondità di campo in questo caso. Quell'effetto che si crea tipo usando una macchina fotografica o una videocamera dove quando si zooma sull'oggetto che ci interessa verrà magari sfumato un po' lo sfondo o viceversa, al contrario, gli oggetti in primo piano. Per fare questo basta, allora, io ho già creato la mia scena con le sfere, il mografo, un pavimento, il muro, eccetera. Allora, andiamo subito a prendere la nostra camera e andiamo su profondità di campo, questa qui profondità. Ora c'è blur anteriore e blur posteriore. L'anteriore sarebbe diciamo, quella sfocatura che dicevo prima sugli oggetti più vicini, prossimi alla camera. Diciamo, vengono sfumati quelli più vicini alla lente della camera. Il posteriore invece è il contrario. Quelli in lontananza, come lo sfondo, gli oggetti molto più lontani rispetto alla camera, vengono sfumati. E fino a qua va bene. Ora andiamo, per far sì che l'effetto funzioni, dobbiamo anche andare su gli settaggi del rendering, andare su effetto e selezionare profondità di campo. Qui adesso per il momento lo lasciamo così com'è. Mettiamolo qui. Diciamo, qui c'è il force blur, sarebbe il blur, la sfumatura che crea la distanza del blur. Questi sono già preimpostati così, il 100% sarebbe la distanza, diciamo, la sfumatura che crea intorno, quell'alone che crea intorno all'oggetto, in pratica sui bordi dell'oggetto. Allora, andiamo su. Facciamo un'anteprima, vediamo. Ora, come vedete, in questo caso non ha effetto, perché? Perché abbiamo spenti questi qui, il blur anteriore e il blur posteriore. Ora, se noi le accendiamo per esempio l'anteriore, quello più prossimo alla camera, vicino, noteremo che sfumerà solo gli oggetti vicini alla camera. Ok, vedete? Quelli molto più vicini alla camera. E quello uno sfondo lo lascerà in focus delineato. Ora, se accendiamo sia tutti e due, vediamo che prenderà anche lo sfondo e chiaramente metterà a fuoco solo gli oggetti, in questo caso gli oggetti che noi diamo alla distanza target. Diciamo, il punto cruciale, quello più essenziale, è proprio questo: distanza target. Praticamente, in base al valore che c'è qui, in questo caso è 2000 centimetri, metterà a fuoco gli oggetti che sono a distanza tra la camera e l'oggetto di 2000 centimetri. Ora, se noi per esempio andiamo a diminuirlo, mettendolo per esempio a 500 centimetri, vediamo che metterà a fuoco gli oggetti molto più vicini. In questo caso è questa sfera qua. Vedete? E gli oggetti molto più lontani li sfocherà sempre di più. Questo, diciamo, è il parametro essenziale per il focus. Se noi mettiamo 5000 centimetri, lui aumenterà la distanza target e andrà a prendere gli oggetti che sono distanti a 5000 centimetri. In questo caso è addirittura quasi il muro. Poi chiaramente bisogna un po' capire bene le distanze facendo delle prove. Mentre qui cosa possiamo fare? Andiamo sugli oggetti dei i parametri del rendering. Il concetto questo base è comunque chiaro, penso sia non è molto difficile da capire. Adesso mettiamolo a 2000 cm come era prima. Qui praticamente c'è la distanza, come abbiamo detto prima, qua il blur di sfondo, io non so, non li ho mai usati. C'è per esempio l'autofocus, questo sì, praticamente quando diamo un'animazione alla camera, lui metterà in autofocus gli oggetti che sono stabiliti comunque dalla distanza del target, come una macchina, una videocamera che ha il suo autofocus. Per esempio, vogliamo fare una piccola animazione, la camera è selezionata. Aggiungiamo un keyframe qui,
mettiamo a 35, magari avviciniamoci un po', facciamo uno zoom per andare sull'oggetto che ci interessa. In questo caso prendo questa sfera qui, aggiungo il keyframe, gli do un attimo di pausa e poi torno indietro, magari girando appena appena così. Adesso sediamo l'animazione. Allora adesso vediamo l'autofocus e i 2000 cm, mettere a fuoco il nostro muro. Se noi adesso diamo l'animazione, avviciniamoci un pochino, ok, vedrete che prenderà la sfera, l'oggetto più vicino. Perché lui già capisce che sarà questo l'oggetto in primo piano che ci serve a noi. Questo, se accendiamo l'autofocus. Ok. Bene, non so, poi cosa ci potrebbe essere? Per esempio, vabbè, qui la lente io l'ho sempre lasciata così, comunque forza lente, intensità della lente, la forma, diciamo, della lente, in questo caso il cerchio, quindi farà la sfumatura rotonda, ma ci potrebbe essere anche il triangolo, il rombo, come lo si vuole. Qua invece c'è la tinta che io non ho mai usato. Però in teoria funziona così. Usiamo tinta. Se vogliamo mettere dei colori per il blur. Per esempio, allora, per quello frontale mettiamo un verdino così. E lui farà praticamente il blur con il colore. Userà questo colore qui. Adesso facciamo l'anteprima. E vedrete che userà questo colore per quello frontale. Se invece vogliamo usare quello posteriore, ah, scusate, quello posteriore, e qui mettiamo nero perché sennò vogliamo usare un giallo, mettiamo giallo. Userà questo giallino, adesso non si vede forse molto perché è un po' chiaro. Mettiamo bello intenso. Ok, io vabbè anche questi non li uso mai. Qui per il forza blur possiamo abbassare la forza del blur portandolo a 1, accentuerà meno la sfumatura. Quasi non si nota. Ok, adesso si nota. E poi in base come vi piace a voi mettete l'intensità. Beh, mi sembra di aver detto tutto. Qui per esempio, se non vogliamo che sia l'oggetto qui in questione, ah, perché adesso è spento l'autofocus, giustamente. E quindi considererà sempre questa distanza che dicevo prima. Se invece c'è l'autofocus, li considererà l'oggetto in primo piano. Ok, vedete? Adesso si vede poco perché ho forzato di meno il blur, adesso aumento qui la percentuale. Ok, così si capisce meglio. Vedete? Questo con l'autofocus. Se noi spegniamo l'autofocus, cioè in automatico, fa tutto lui, considera quello
questi parametri, la distanza del target. Se noi aumentiamo la distanza come ho fatto prima, 5000, andrà a prendere solo il muro. Vedete? Qua si nota meglio. Se noi diminuiamo come abbiamo fatto prima, facciamo 1000, tornerà sulla sfera quella centrale qui nostra. Anzi, neanche, non basta neanche 1000, facciamo 500. Ok, ma mi sembra di aver detto tutto. Se c'è qualche problema o dubbio ancora, chiedete sul forum che io vi rispondo. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo tutorial. Ciao!